Riprendiamo la diretta dal Salone Internazionale del Libro, abbiamo subito la seconda ospite di questa puntata, quindi do il benvenuto a Marinella Perroni, teologa e anche fondatrice del Coordinamento Teologhe Italiane. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti e a tutti. E siamo qui insieme per parlare di Bibbia Queer, questa pubblicazione che verrà poi anche presentata domani, se non sbaglio. Domani mattina. Poi vi rimanderemo all'appuntamento e volevamo io ed Arianna parlare un po' di questo libro perché qua in Italia non sono tante le pubblicazioni che cercano di rileggere la Bibbia con uno sguardo femminista e queer, e quindi volevamo sentire da secondo lei quanto può essere davvero importante e impattante sulla nostra società, sia persone credenti di chiesa sia non. Allora, è una domanda che chiede di muoversi su un doppio fronte, perché lo capiamo bene, mentre alcuni vedono, per esempio nella Bibbia queer, in questa attenzione a questo tipo di problematica, come l'avevano visto già rispetto al femminismo, all'esegesi femminista della Bibbia, cioè finalmente un'apertura italiana a quello che in altri paesi da molto molto tempo è ormai, come posso dire, uno sguardo scontato, non nel senso che banale, ma nel senso della legittimazione che c'è stata da un punto di vista accademico, da un punto di vista divulgativo. L'Italia è rimasta sempre abbastanza indietro da questo punto di vista. E noi, diciamo, noi come teologhe italiane, le bibliste almeno, abbiamo sicuramente scelto l'esegesi femminista come un punto di non ritorno ormai dell'esegesi, però di fatto siamo sempre state sole, nel senso che c'è una resistenza enorme da parte dei nostri colleghi a non a che noi la facciamo, perché quello è consentito, è permesso, forse anche qualcuno è incuriosito, ma c'è la resistenza enorme da parte loro a capire che non si tratta di una cosa per sole donne. Non è nemmeno un gioco. Non è il giardino delle signore, insomma, o il paradiso delle signore, ma è appunto un punto di vista che aiuta a allargare la possibilità di interpretazione della Bibbia su o a partire da una tematica, anzi meglio, una realtà che ormai è pressante, anzi che era pressante già da tempo, cioè quella delle donne. Adesso qui abbiamo un ulteriore passo in avanti, e cioè l'utilizzo di questa categoria queer, che è un po' molto ampia. Soprattutto non è facile da incasellare, e questo è giusto. Perché è proprio la sua natura, l'essere incasellabile. Esatto. È incasellabile perché vuole anche riferirsi al fatto che è necessario non essere sempre incasellati. Quindi sarebbe assurdo poi incasellare. Però qualcosa si può dire, cioè, voglio dire, è la pretesa o la difesa della possibilità di ragionare sulle cose, in questo caso sulla Bibbia, e va bene, ma potremmo pensarlo anche rispetto a tante altre cose, a tante altre produzioni letterarie antiche, contemporanee, eccetera, ragionarci a partire dall'idea che può esistere uno sguardo obliquo, che può esistere uno sguardo, adesso lo dico con una categoria del Nuovo Testamento, che è pietra d'inciampo, cioè che non ti permette di arrivare subito alle conclusioni a partire dalle premesse che tu già sai porteranno a quelle conclusioni, no? Ma tutto sommato pretende di aprire una strada che può essere secondaria, certo, sicuramente, ma alcune volte le strade secondarie servono enormemente, a parte a Roma per evitare il traffico. No, vero, ma anche qui, anche per venire qui abbiamo soprattutto in questi giorni. Ecco, quindi voglio dire, ma perché quello che viene ritenuto secondario non è detto che non abbia una sua originalità, invece. Certo, e questo è estremamente importante. Assolutamente. A me è piaciuta questa definizione, il Dio biblico è un Dio queer. Allora, io adesso voglio ricordare al funerale di Michela Murgia l'intervento di Chiara Valerio, sì, che ha cercato di contenere le lacrime a fatica, facendo
così, la parodia di Michela e della sua cioè, che gli amici potevano dire della sua ossessione per il queer. Tutto è queer, tutto sì. È queer il salone, è queer il microfono, tutto è queer. Allora, questo può essere, come posso dire, da parte di Chiara Valerio un'interessante indicazione per dire non si tratta di una categoria non solo incasellabile, ma nemmeno fortemente limitativa. Sì. Per esempio, non riguarda l'omosessualità esclusivamente. Non si può fare l'identificazione tra queer uguale omosessuale, omosessuale uguale queer, ecco, perché non è corretto. C'entra anche quello, naturalmente, perché lì dove domina l'eterosessualità binaria, chiaramente l'omosessualità è una prospettiva queer, va bene, ma queer è un orizzonte molto più ampio, no? Allora, io mi sentirei di dire non tanto Dio queer, ma il Dio di Gesù Cristo. Sì. È, o meglio, Gesù Cristo ha presentato un volto di Dio che, lo dimostra che è stato appeso a una croce, era divergente. Certo. Era, a questo punto non mi sentirei dire secondario, però era divergente, no? Si metteva come pietra d'inciampo, non permetteva che la convenzione fosse l'unica possibilità di dare vita a una fede, a una religione. Quindi sì, da questo punto di vista il Dio di Gesù è un Dio queer. Infatti anche nell'introduzione di questo libro Bibbia Queer, che prima non l'ho detto, è cura di Mona West e Robert Isher Goss, si sottolinea anche il fatto che proprio Gesù abbia proposto un modo diverso di essere maschile, e anche poi con un'attenzione anche alle persone che stanno ai margini. Allora, Gesù sicuramente, ma questo non ci possiamo permettere di arrivare a conclusioni, no? Possiamo solo dire che sicuramente si presenta come diverso rispetto alla sua famiglia e alle aspettative della sua famiglia, diverso rispetto alla legge, diverso rispetto alla religiosità del suo popolo. Cioè, è vero, la domanda a cui non potremo mai rispondere è perché lo era. Certamente diciamo, la ricezione del suo messaggio, della sua persona, della sua morte, e con quel piccolo particolare della fede nella risurrezione che ribalta le categorie e le prospettive, è chiaro che diventa, addirittura poi l'apoteosi come figlio di Dio, ma insomma diventa il vincente rispetto a tutti quelli che invece avevano la forza della normalizzazione, del potere, della convenzione, eccetera, ma sono stati poi ribaltati invece, no? Certo. Da lui. Perché se ci pensiamo, proprio la sua persona come maschio non ha mai una compagna o un compagno, e comunque era già di per sé divergente rispetto alla figura che si aveva di un uomo, e anche che si circondasse di persone che riteneva fratelli e sorelle. Sì, allora, non aveva una compagna, no, non, almeno. Posso dire una cosa che forse scandalizza, però io ho bisogno di dirlo. Sì. Qualsiasi cosa Gesù fosse o volesse essere, a partire dalla fede nella risurrezione, non è stato considerato come importante. Se Gesù, non credo onestamente, perché, ma tutti i discepoli avevano mariti, certo, mogli, certo, compagni. Allora, noi come al solito non siamo queer. Sì. Cioè, noi cerchiamo sempre di risistemare tutta la realtà secondo le nostre categorie. Certamente, quindi arrivano quelli che dicono: no, ma se Pietro c'aveva la suocera, allora era sposato. Va bene, siete contenti che diciamo che Pietro era sposato? Però anche solo l'esigenza di non doverlo esplicitare. No, ma perché evidentemente per l'annuncio del regno di Dio e della risurrezione non è importante. Chiaro, certo. No, non è un fatto importante. Certo. Che io capisco che già questo è queer, nel senso che contraddice la regola assoluta per cui un buon ebreo di età abbastanza adulta non può non essere sposato. E allora, non lo era. E seppure ammesso che lo sia stato,
a noi non ci deve interessare, non è quello. Esatto. Il suo messaggio non dipende da quello. Il che secondo me è difficile come posizione, ma è molto importante, no? Perché significa dire il suo messaggio dipende da altro, la sua rivelazione dipende da altro, non da mamma, papà, la vita che hai fatto, le aspettative, eccetera, eccetera. Il che, insomma, mi sembra vincente. E forse la queerness è un po' questo, il non dare importanza alla forma per cui ci si presenta anche all'interno di una comunità, anche non dare per forza un nome a questa comunità. Michela Murgia, per esempio, chiamava la sua famiglia una famiglia queer, che era fatta anche di non familiarità di sangue o legali, ma era altro, no? E quindi anche il riuscire a comprendere che la queerness riesce a darci la possibilità di definire tutto ciò che è altro e anche indefinibile. Sì, io l'ultima chiacchierata che ho fatto con Michela pochi giorni prima che morisse è stata proprio su questo, no? Guarda Michela, che non hai inventato niente. Cioè, tu hai avuto la forza di renderla oggi una categoria interpretativa del pensare e del vivere, il che è straordinario. Ma per sé, quando San Paolo scriveva le lettere e diceva fratelli, non pensava a fratelli di sangue. Quando il cristianesimo si è appropriato delle categorie familiari, no? Dell'impero, si chiamavano fratelli e sorelle. Certo che noi insistiamo e diciamo ma Paolo li chiamava santi, è molto meglio santi che fratelli, è vero, però poi tutta la storia del cristianesimo primitivo invece inventa delle modalità per chiamarsi e per essere fratelli al di fuori del sangue e al di fuori della legge, il che secondo me è una riprova, ma non per dire per carità, siamo stati bravi noi, ecco, abbiamo inventato noi la queerness, ma perché la queerness è un elemento strutturale e Michela lo ha interpretato, ma soprattutto l'ha reso un fatto politico in questo momento della storia del costume. Sì, infatti credo che un libro come questo tradotto in italiano oggi sia molto importante proprio per far conoscere questa rilettura, questo approccio a sempre più persone, e penso che possa essere molto di sostegno a tutti i credenti LGBT, ma non soltanto. Non soltanto. Credo che possa proprio arrivare a molte più persone. Anche perché io su questo mi dispiace, ma sono molto ferma, come non era importante stabilire se Pietro era sposato o no, per tutto ciò che riguarda la vita di fede, non è importante o assolutamente importante, forse sì, ma decisivo, determinante stabilire se io sono cisgender o no. Questo no, è lo stesso, io non capisco perché i gay o le lesbiche invece si chiede assolutamente la carta d'identità, ma perché? Perché a me non viene richiesto? Allora, questo mi va benissimo che essendo oggi una pista di liberazione fondamentale, la dobbiamo prendere sul serio e non, come posso dire, evaderla o eluderla meglio. Questo lo capisco perfettamente e lo faccio mio in questo senso, però da un punto di vista di fondo, cioè no. Bisogna arrivare al punto in cui non è importante questo. Ma no, poi voglio dire, la tradizione cristiana fin dall'inizio ha sempre battezzato maschi, femmine, schiavi, pagani. Voglio dire, non ha mai pensato a delle discriminazioni che fossero né sociologiche né tanto. Esatto, io penso che un testo del genere possa servire soprattutto alle persone non credenti per riuscire a far comprendere anche a loro che ci può essere una modalità altra, diversa da quella, forse anche a volte pregiudizialmente intesa come discriminante di varie chiese o religioni o professioni, che invece potrebbero essere anche molto più accoglienti. Forse è un lavoro che dà un colpo al cerchio, uno la botte, questo. Ma l'ermeneutica è questo. Qualsiasi interpretazione cammina proprio cercando di aprire una strada, certo. Non di seguire la strada che
è quella della banalità, no? Certo, quindi assolutamente. Certamente. Sì, sicuramente di questo e molto altro avrai occasione di parlare domani, perché ricordo che ci sarà questo evento dal titolo L'influenza dei testi biblici sulle comunità LGBTQ+, sarà in Sala Granata nel Padiglione 1, ci sarà Marinella Perroni, ma ci sarà anche Vera Gheno, Gianluca Montaldi e Laura Scarmoncin, insomma avrete modo di affrontare questi discorsi in maniera ancora più approfondita e quindi... Buon evento, in bocca al lupo per domani. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Grazie Marinella Perroni.